mini recensione per Patreon richiesta da Alberto Crovace. Ne avevo già parlato, ma ne riparlo volentieri. Un film della mia adolescenza, lo andai a vedere a 15 anni al cinema, mi divertì tantissimo. Il film di cui parlo è The Lost Boys, Ragazzi perduti, del 1987, del solitamente rimbalzone Joel Schumacher, cioè un regista che è riuscito a fare 4-5 bei film e alcuni 4-5 troiai inenarrabili. Qui firma uno dei suoi film migliori, un cult assoluto. Narra la storia di una famiglia, madre e due figli, che si trasferiscono a Santa Carla dal nonno. Questa Santa Carla è la capitale degli scomparsi in America. E poi scopriremo perché, perché Santa Carla in realtà è dominata da un gruppo di vampiri che hanno tutta intenzione di far diventare il fratello maggiore un vampiro e di dominare ancora sulla città. In questa lotta, diciamo, ai vampiri, sono fantastici i fratelli Ranocchio, appunto, che gestiscono una fumetteria, ai quali si unisce il fratello minore del fratello, appunto, maggiore della famiglia, appena trasferita, per cercare prima di liberare il fratello che vogliono far diventare vampiro e poi soprattutto per tenere la propria famiglia a distanza da tali vampironi. Ah, il film è molto interessante perché, prima di tutto, trasforma, insieme nel solito periodo col buio si avvicina della Bigelow, porta il vampiro molto moderno. Kiefer Sutherland e gli altri che li interpretano sono dei punk, sono dei metallari, ed è molto interessante proprio come costruzione di costumi e scenografie abbastanza particolare. E così come è poi particolare in realtà la costruzione della narrazione, perché si passa tranquillamente da scene orrorifiche a scene di commedia da un momento all'altro. E Schumacher stavolta ha una sceneggiatura molto buona, funziona perché i momenti di commedia riescono a essere ben intersecati insieme a quelli horror. Quindi il film è uno dei film di vampiri più interessanti degli anni Ottanta e questo è un caltone veramente, come andava per l'epoca per Ammazza Vampiri e altri film. Comunque la commedia si mescolava spesso con l'horror, ma questo è uno di quelli film di quel tipo che funziona proprio di più. Primo per un cast, come ho detto, completamente azzeccato, per una sceneggiatura veramente interessante, per una colonna sonora eccezionale. Il film si apre con People are Strange, The Doors, rifatta da Iko and the Bunnymen, e perché riesce ad essere scorrevole, teso, intelligente e soprattutto a coniare un nuovo stile vampirico che poi verrà copiato da tutti in seguito. Quindi complimenti a Joel Schumacher per questo suo bel film, complimenti a Alberto Crovace per avermene fatto parlare. Insomma, se non l'avete visto questo Ragazzi perduti, andatelo a vedere, riscopritelo, compratevi il Blu-ray, perché è uno dei cult della mia adolescenza ed è uno dei film di vampiri più interessanti degli anni Ottanta e che ha, come ho detto, influenzato tantissimo tutti i film di lì a venire con i vampiri, diciamo così, chiamiamoli street rockets, va.